Udinese senza lo squalificato Helweg, gli infortunati Amoroso e Bertotto. Nel Napoli non c'è Baldini, Locatelli in campo per l'Udinese assieme a Capioli. Ayala, che sa di dover marcare Birov, prova lo stacco. Qualche polemichetta stizzosa alla vigilia tra Zaccheroni e Galeone. Subito in avvio un errore della difesa dell'Udinese, mette in movimento Protti che batte da fuori area, tiro molto molto insidioso. L'Udinese appare poco incisiva, Bacchini sulla destra non appare altrettanto efficace come nelle altre partite, qui un tiro di Birov che finisce fuori. A spazi il Napoli per il suo contropiede, il lancio è di Protti a favore di Bellucci che salta anche il portiere Turci in uscita e porta il Napoli in vantaggio. Tutto questo al 26esimo del primo tempo, molto bravo Bellucci a evitare l'uscita di Turci, vano il tentativo di Gargo di deviare il pallone. Da qui in avanti l'Udinese comincia ad attaccare con una certa determinazione, ma il Napoli è sempre insidioso nelle sue azioni di rimessa. Galeone ha predisposto una formazione che tatticamente non è in linea con quelle che sono le sue consuetudini, molto coperta con marcature a uomo, soprattutto quella di Ayala su Birov. Zaccheroni cerca di correre ai ripari dando indicazioni a Valen, ma l'Udinese piuttosto spenta, prova Poggi, ma va a infilarsi nell'imbuto dei difensori avversari. Napoli molto molto attento soprattutto nel raddoppio delle marcature. Udinese poco fortunata con questa rovesciata di Capioli fermata da Birov, finisce il primo tempo con i bianconeri in avanti che però non sono particolarmente pericolosi. In avvio di ripresa si rovescia in avanti l'Udinese, subito un'azione gol, Poggi da due passi, splendido, taglia la tela nel riflesso. Galeone comincia a preoccuparsi, ma la sua squadra è molto molto bene organizzata e di tanto in tanto accenna anche a qualche azione di rimessa, qui la conclusione fuori. Cominciano i cambi nelle file dell'Udinese, entrano Jorgensen e Statuto al posto di Capioli e Valem, Udinese sempre in avanti, Bacchini ha un paio di occasioni abbastanza favorevoli ma non è fortunato e qui oltretutto presume troppo dalle sue possibilità tentando un impossibile pallonetto. Anche nel Napoli avvicendamento, alto mare per Allegri, continua ad attaccare l'Udinese ma taglia la tela, non è che debba effettuare delle parate particolarmente incisive. Soffre in panchina naturalmente Galeone, altro cambio nelle file del Napoli con Longo al posto di Asanovic, poi alto mare si infortuna in uno scontro con un avversario, Turrini pericolosamente in avanti, un po' in affanno la retroguardia dell'Udinese, proprio Altomare dal limite con il suo sinistro spara a fondo campo non di molto. Poi c'è seconda ammonizione ai danni di Turrini, cartellino rosso Napoli che resta in 10, ma l'Udinese non dà l'impressione di poter passare, sono molto farraginose le sue azioni d'attacco. A tempo scaduto Poggi mette in mezzo un pallone che Locatelli con l'esterno sinistro batte in gol. C'è anche la deviazione sfortunata da parte di Crasson. Comunque l'Udinese al 92esimo coglie il pareggio. Rivediamo la conclusione di Locatelli, la deviazione di Crasson 1-1 per un risultato che lascia un po' d'amaro in bocca soprattutto al Napoli che a lungo aveva accarezzato il sogno di poter vincere. Punto d'oro comunque per la formazione di Galeone, classifica che si configura